Bon ton negli anni 50, hippie negli anni 60, grunge negli anni 90, metrosexual per la svolta del millennio, fino al gender fluid che va tanto di moda negli ultimi tempi. Ma di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando dello stile tipico di un'epoca, legato a un luogo, a un gruppo, a una subcultura. Dicesi subcultura. Cultura che si oppone allo stile mainstream, allo stile dominante. Gli offsider, quelli che divergono dal sistema moda ufficiale. Perché è così difficile oggi definire lo stile? L'epoca contemporanea è stata definita dall'antropologo Ted Polemus come un supermercato degli stili. Un'epoca in cui non c'è uno stile dominante, ma si pesca dalle epoche passate come dagli scaffali di un supermercato. Lo studioso ne ha scritto nel libro Street Style, dai marciapiedi alle passerelle, che è stato anche il catalogo di una famosa mostra che si è tenuta al Victoria and Albert Museum di Londra nel 1994. Polemus parla di bubble up come di meccanismo con cui emerge la moda, un ribollire dal basso che fa emergere le tendenze. Tutto il contrario del noto trickle down, lo sgocciolamento dall'alto verso il basso legato alle teorie di studiosi come Simmel o Veblen.